La siccità del canale Albani non fa sconti a nessuno. Purtroppo le contromisure prese dall'ufficio ambiente del comune non sono state sufficienti. Si sono scontrate con l'istinto abitudinario degli animali. Nel giro di poche ore una strage di abitanti pennuti che vi dimorano ed arrancano tra le pozze maleodoranti di acqua putrida ristagnante da settimane che ormai è divenuta veleno puro per loro. Sembrerebbe proprio che queste acque ormai ridotte a liquami fognari siano la causa della morte di due esemplari di bianchissimi cigni e di almeno quattro papere e di alcuni piccoli che abitudinariamente dimoravano sotto il Ponte Rosso e dove, ahimè, hanno trovato la morte. Ad accorgersi purtroppo dell'accaduto questa mattina gli abitanti della zona che vigilano ogni giorno sugli esemplari rimasti, alcuni dei quali anche in cova di quattro uova e che ormai, incuranti dei divieti, cercano in ogni modo di portare conforto e cibo alle povere bestie rimaste, unica traccia vivente di questo deserto in piena città, strappandoli ad una brutta sorte. Questa notte sono morti due cigni, qui i due più grossi. 5-6 papere lungo il percorso sono morte, ne abbiamo messe in salvo 5-6 adesso e circa una cinquantina le abbiamo fatte confluire verso Viale Kennedy. Adesso è rimasta una papera molto grossa che ha fatto 4 uova sul greto del canale e adesso cerchiamo di convincere anche questa. Il personale di Enel Green Power opera come può per spostare verso zone meno pericolose gli animali, prendendoli di persona, come un grosso esemplare che ormai allo stremo non riusciva più a muoversi, o come una quarantina di esemplari che ancora sono stanziali nel tratto di via Kennedy del canale. Ma per quanto tempo ancora potranno resistere?